No, ricordo un'esperienza molto bella perché è stato sicuramente una delle piazze più forti o più bella e calda dell'Italia. Anche nel fatto personale è stato un anno buono perché abbiamo raggiunto la finale del playoff giocando faccia a faccia con un Trapani anche forte, però al di là del fattore calcistico, il fattore umano è stato molto, molto, molto bello perché ho anche trovato di persona benissima che mi hanno fatto sentire sempre bene. Risulta che tu c'hai un lupo tatuato, mi sbaglio. Sì, porto anche il lupo dell'avellino perché, come ti ho detto, per me è stato nella mia vita l'avellino sempre è stato importante. Segui ancora l'Avellino, stai seguendo la squadra di Braglia, seconda in classifica, ha trovato una Ternana super, però secondo te può raggiungere la B attraverso i playoff? Sì, penso che attraverso il playoff si può arrivare a Serie B nuovamente. E oggi si è trovato con una squadra come la Ternana che ha fatto un campionato fino ad oggi strepitoso perché ha vinto, non lo so, se non ricordo male, di 28, 29 partite, ha vinto 26 partite. È difficile quando trovi una squadra del genere perché si hace molto difficile. Però penso che verso quello che resta del campionato, se la squadra continua a camminare e andare come viene, sicuramente i playoff possono raggiungere la Serie B senza dubbio. Sempre si trovano i ragazzi, però Avila, uno che gioca come centrale in Rosario Central, un difensore centrale tutto mancino.